che è soprattutto l'inserimento dei centrocampisti, che nella prima partita siamo stati un pochettino più timidi. Anche gli esterni attaccano bene il secondo palo, stiamo lavorando su questo possesso di palle, è normale che con le gambe pesanti ancora non girano, non vanno, però i concetti l'hanno ben capiti. Poi abbiamo messo la difesa a tre, che dovrebbe essere, diciamo, lavorare con questi tre giocatori, con un quarto in arrivo, e penso che oggi molto, molto meglio dell'altra settimana. Abbiamo fatto anche gli inserimenti esterni, sia Sernicola che Favalli sono andati alla conclusione parecchie volte, quindi ecco quello che voglio, forse un passettino indietro le punte centrali. Devono andare un pochetto più in profondità, devono creare più spazio, più movimento, però fa caldo, evidentemente i carichi di lavoro c'è chi li accusa, chi no, i brevilini sono un pochetto più avvantaggiati e magari quelli muscolari tendono un po' ad essere più imballati. Senta, il caldo e la distanza non hanno però fermato i tifosi oggi accorsi, non dico in massa ma comunque molto numerosi. Forse sì, il momento migliore per lei è stata proprio la conclusione? No, è bello perché vedere tanta gente che segue con calore questa squadra a secondo di chi è l'avversario è molto bello. Domenica sera veramente un'emozione, a me mi ha emozionato molto e spero di portarne sempre molti di più, perché siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di entusiasmo, perché io sto trasmettendo questo, voglio entusiasmo dei miei ragazzi, perché dobbiamo giocare senza pensare, non si può pensare in Serie B, perché se non pensiamo noi l'avversario non capisce il nostro pensiero e quindi è un vantaggio per noi. Domenica scorsa dopo la prima amichevole si era detto un po' sorpreso, sì, della crescita così repentina, sì, insomma, dell'assimilazione anche di alcuni concetti. Dopo la seconda settimana di ritiro, quali bilanci possiamo fare? Positivi, come vi ripeto, siamo andati meglio sugli esterni, siamo andati meglio con l'inserimento dello stesso Defendi. Barone non è una novità che va al gol, ma anche Defendi che si infila è quello che io pretendo. Vi ripeto, questi due sono gli aspetti che mi hanno sorpreso. E poi dietro ho veramente una bella difesa, la prima volta che vedo giocare sia Valente che Meccariello. E possiamo giocare a tre quando e come vogliamo. Veramente adesso possiamo fare il 3-7 che dicevo io e uno lo regaliamo agli avversari. Mister, una curiosità, la settimana scorsa ha dato 2 giorni di riposo alla squadra. Oggi come mai? Dato 2 giorni di riposo alla squadra perché avevo visto il loro hanno assimilato troppe cose, allora devo scaricare un po' la troppo testa. Troppo desidi. Sì, ero molto preoccupato perché mai una squadra dopo una settimana può giocare così a memoria, quindi ho pensato, io devo troppi messaggi, devo scaricarli. E anche perché io gli ripeto, quando io li vedo tristi che vengono a allenarsi mi incazzo, diciamo è un po' inusuale, no? Vedere che dopo una settimana di ritiro, sì, no? Sì, un sì, mister da 2 giorni di, sì, di riposo. Però io penso che una cosa, che il riposo, tanti di voi non lo sapete, ma il riposo è il primo allenamento di un giocatore. Quando il giocatore si riposa ha bisogno, è un allenamento, perché recupera tutte le energie mentali e fisiche. E quindi siccome quella settimana abbiamo spinto, i ragazzi mi sono piaciuti, sono andati oltre le mie aspettative e gli ho voluto regalare un premio di 2 giorni di riposo. Carretta? Che cosa ha fatto? No, Carretta ragazzi sta un po' in ritardo, è un grandissimo giocatore che attacca lo spazio, vi divertirete. Deve aspettare, per pazienza, lui vuole già stare a 1000, ma è venuto in ritardo, lo sto facendo col contagoccio, ho paura, non lo voglio far fermare, ho paura a livello muscolare perché lui ha una muscolatura importante e quindi lo sto un attimo gestendo, mezz'ora, 20 minuti, 40. Oggi chi è che sta bene? Bene, più Codiscione, Varone, di dietro Signorini, Favalli sugli esterni, Sernicola, anche se su Sernicola deve ancora capire bene l'importanza di un giocatore di fascia. Senta, la situazione in montanto come la vedi? Dobbiamo lavorare con loro perché io voglio altri tipi di attaccanti, soprattutto in vivo, voglio gente che va cattiva, che mena, che entra dentro a fare la guerra, e lo capiranno perché la Serie B è questa, la Serie B è guerra. Io gli dico guardate i difensori di B quali sono, e quindi voglio altra determinazione, altra cattiveria. Tecnicamente ci sono, però bisogna tirargli fuori quella rabbia che voglio vedere. Io voglio vedere gli occhi dati a tutti i giocatori miei, perché noi quando andiamo in campo, e vi ripeto, o giochiamo con una squadra di terza categoria o con una squadra di Serie A, non devi cambiare, l'atteggiamento è sempre lo stesso. Senta, Capitani, qual è la situazione? Capitani è un ragazzo che stiamo valutando, mi sta sorprendendo, oggi anche 2 volte al gol, inserimento, è un ragazzo che lo posso adattare in più situazioni, lui nasce come un esterno,
È un ragazzo che nelle giovanili ha fatto tutte le nazionali, perché stava al Parma, al Mela, poi ha voluto provare una parentesi in Inghilterra, si è un po' perso, ma è un 96 stiamo parlando, e potrebbe essere, lo stiamo valutando e io non ho fretta, neanche lui, e quindi vediamo se sono rose e fiori d'arno. La decisione finale su un capitano in Montalto fino al ritiro? Ma io mentalmente sono convinto che possono essere dei nostri giocatori, però da qui io gli ho parlato chiaro, venite, vi voglio guardare, non posso sbagliare, loro lo sanno, io mi sto giocando qualcosa di importante, di fondamentale per la mia vita, e quindi non posso lasciare niente al caso, loro lo sanno, chi è che scelgo è perché sono per il mio tipo di gioco, il mio pensiero, e non posso guardare in faccia a nessuno. Quando ci sono queste cose non esistono sentimenti, esiste solamente il dio campo se decida, che mi dice sono all'altezza della Ternana, saranno con noi, se no gli farò un in bocca al lupo e grazie per la loro disponibilità. Ecco, nella terza settimana di ritiro cambierà qualcosa? Centrerete l'attenzione su alcuni particolari? Sì, adesso dobbiamo cominciare un attimo a aumentare soprattutto il... Adesso abbiamo un'idea di gioco, però dobbiamo migliorare molto quando perdiamo palla, ancora vedo centrocampisti che corrono a vuoto, non corrono sui riferimenti ma corrono sul raddoppio, io non voglio raddoppi della mia squadra, io voglio solamente che si sale in avanti e si tolgono tutti i riferimenti della squadra avversaria, è un modo mio di giocare, purtroppo nel calcio italiano sono tutti abituati a scappare dietro, a raddoppiare, io questo non voglio, perché per me ho tre animali di dietro e non mi devo preoccupare. Io devo essere bravo a rubare palla e devo avere sette giocatori oltre a metà campo, perché se avete visto, non per caso, io ogni azione voglio fare un gol. Ogni azione è un gol che sbagliamo e mi sento male perché sbagliamo. Si sbaglia o per troppa sufficienza o per tante volte qualcuno ha esagerato. Ecco, io voglio sempre, non mi interessa 15, 20, 30 gol. Se capiamo 30 gol, dobbiamo fare 30 gol. Non è perché stiamo giocando con una squadra di dilettanti, dobbiamo essere deconcentrati. Ecco, qualche leziosismo l'abbiamo visto oggi. Sì. Beh, Barone, Guarchiaduno, Tiscione, Paolucci. Dobbiamo fargli capire che ci dobbiamo divertire a fine partita, che andiamo sotto la curva a cantare. Ma in campo io voglio squadra determinata, perché ci giochiamo tutti quanti qualcosa di importante, perché fare il calcio e non lasciare il segno nella vita, per me ognuno di noi ha un percorso e ognuno di noi deve essere ambizioso di fare qualcosa di strano e di particolare, sennò che vita, è già una vita di merda. Poi se neanche siamo ambiziosi per andare a prendere qualcosa di impossibile, io dico questo a loro, sognate, io ho sempre sognato. E quindi voglio anche la mia squadra sogna, ambiziosa e cattiva. Ecco, per il momento, a proposito di sogni, Ranucci già si è espresso, Torino, Pesci contro Mihajlovic, arriva la Coppa Italia, in ballo c'è un bel incontro. Presidente, se sentite, mio figlio è della Roma, quindi mio figlio sta un passo avanti, quindi no. Le preferì al Milan. Io sono milanista, però non riprenderemo mai il Milan. Quindi no, io penso una cosa, penso che... È bello che tutti quanti abbiano dei sogni, il presidente ne ha uno, io anche ho il mio sogno, però la realtà è che io devo affrontare la prossima amichevole, che è importantissima, e poi dopo questa amichevole c'è un'altra, e poi abbiamo questo debutto in Coppa tra Paganese e Trapani, sono due squadre di Lega Pro, una che viene avvelenata perché è retrocessa, quindi è una squadra che ha una mentalità da B e vorrebbe risalire subito, l'altra è una squadra che ha fatto i playoff. Quindi. Poi il calcio d'agosto è sempre molto particolare, perché bisogna vedere che preparazione, noi stiamo basando una preparazione molto snella, io li voglio ancora più decisi. Ecco, se c'è una pecca che io vedo è il passaggio della palla, che ancora lo danno lento, e questo mi dà fastidio, perché ci esercitiamo per questa palla velocissima che deve ancora... Ecco, oggi su questa cosa sono rimasto molto impressionato da Bordin. Bordin ha il calcio che dovrebbero avere tutti quanti, perché ha quella palla filtrante, molto rapida, molto veloce, e noi dobbiamo giocare con quell'intensità. Mister, oggi oltre il calore dei tifosi c'è stato anche l'abbraccio, per la prima volta. Io sono così, sono passionale. L'ultimo abbraccio l'ho fatto ai miei tifosi del Sora quando giocavo, stiamo parlando del 1988-89. Quanti anni so? 27. Dopo 27 anni ritrovare una curva, una tifoseria che ti abbraccia e che ti acclama, scusate se è poco, però
me lo vado a prendere. Poi so che nel calcio ci saranno i fischi, ci saranno gli insulti, ci saranno tutto quanto, però sono abituato a fare la guerra che non avevo nessuno. Oggi ho una tifoseria importante dietro le spalle, quindi questa mi dà più forza. Sui vostri siti sento che Pochesci ha paura. Pochesci no, quella paura non la conosce, non la conoscevo prima quando non avevo niente. Figure se ce la posso avere adesso, la paura che ho, spero, 10.000 tifosi a terra.